Presidente, oggi è contento per questo Fiuggi che fa 6 successi in campionato e si conferma leader di questo girone. Sì, siamo contentissimi, chiaramente 6 vittorie insomma, cominciano ad essere una striscia molto molto importante, insomma, quindi poi oggi è una gara contro una delle squadre più attrezzate del girone, quindi sicuramente uscire con i 3 punti da questa gara ci dà quella forza, quell'entusiasmo che cercavamo dalla prima giornata, insomma col mister ci siamo sempre detti cerchiamo di lavorare sull'entusiasmo, per ora ci stiamo riuscendo. Domenica però agrodolce perché poi a Ponte Nera il Teramo, che sappiamo tutti ormai quasi cosa fatta, perde 3-1, che cosa pensa di questa sconfitta anche se non ha visto la partita? Ma non io, ecco, ripeto, come sapete, ancora per quello che riguarda la parte tecnica non siamo entrati ancora in... non abbiamo visto nulla, ma appena chiaramente posso dare dei giudizi. E certamente dispiace, anche se a distanza della sconfitta, il direttore generale del Teramo era a vedere la partita, adesso sentirò cosa mi racconta, ma non, diciamo, non posso fare poco dal punto di vista del commento. Avete già preso anche in accordi, indicazioni con un direttore sportivo, si parla di Sandro Federico, un ritorno, è possibile questo? No, non è da escludere, sì, Sandro Federico è stato comunque una delle persone che ci ha seguito ed aiutato nelle fasi di trattativa, è una persona che stimiamo e quindi potrebbe essere la figura che indicheremo come direttore sportivo. I giorni scorsi è stato a Teramo per prendere prima conoscenza con la città, che cosa le è sembrata? C'è tanto entusiasmo, ecco, questa è la cosa che ho riscontrato, mi ha fatto piacere, quindi andremo a lavorare su una piazza importante, però adesso purtroppo in quel caso lì la situazione di classifica è particolarmente delicata e quindi poi vedremo nelle prossime settimane, nel momento in cui saremo diventati ufficialmente proprietari, come gestire anche la parte tecnica. Mercoledì ci sarà possibilità anche di fare altro, visto che comunque c'è questa partita di Coppa Italia, sarete lì allo stadio? Sì, mercoledì sicuramente saremo a Teramo, insomma, anche perché è una partita di cartello che fa sicuramente piacere andare a vedere e poi sarà l'occasione per vedere da vicino per la prima volta lo stadio e i tifosi del Teramo. Per chiudere, Fiuggi continuerà questa cavalcata anche per arrivare alla scalata dei professionisti? Voi ci sarete sempre? Questo assolutamente sì, non è minimamente in discussione, insomma, questa è la nostra avventura e stiamo cercando di realizzare un sogno, siamo partiti con il piede giusto, è difficilissimo, insomma, siamo all'inizio del campionato, oggi è una gara complicatissima rispetto per l'avversario perché la gara l'abbiamo portata a casa noi, ma sicuramente anche loro hanno avuto le loro buone occasioni e quindi bisogna rimanere con i piedi per terra.